Salve a tutti amici di Isola Ilion, oggi siamo qui al Salerno in Fantasy e mi trovo con Giulio Golinelli, scultore ed illustratore. Ciao Giulio. Ciao. Volevo chiederti, vuoi parlarci un po' del tuo lavoro, come è iniziato e di che cosa ti occupi? Mi occupo essenzialmente di illustrazione e di scultura. Illustrazione per l'ambiente pubblicitario 3D, 2D, 3D, e la scultura è diciamo la derivazione di questo, perché per anni ho modellato in maniera 3D. E il 3D rimane sempre interessante, bello e evolutivo rispetto appunto alla classica illustrazione. Io vengo dagli anni 70, dove si lavorava ancora a mano tradizionalmente. E il 3D effettivamente appunto è questa evoluzione del disegno fatto a mano, però rimane sempre all'interno del computer, quindi non c'è la possibilità di poterlo effettivamente toccare. Quindi la voglia è stata negli anni di incominciare a invece le creazioni, le cose che avevo in testa, elaborarle con una materia. In questo caso è una pasta polimerica che permette e consente di poter lavorare direttamente senza tempi di asciugatura rispetto alla creta che invece essica all'aria. In questo caso posso lavorare quando voglio con i miei tempi, quindi posso iniziare e lasciarlo anche semmai una settimana e poi riprenderlo e semmai elaborarlo nuovamente, cambiare delle parti che non mi piacevano e quindi c'è un'evoluzione. Una volta che ho deciso poi il mio lavoro viene per finirlo, per fissarlo, lo cuocio e poi lo dipingo. Abbiamo qui un esempio del tuo lavoro, un bellissimo esempio, del quale vorrei chiederti qualcosa. Appunto, anche questo è fatto di pasta polimerica. E dove lo verrà installato? Come funzionerà? Questa è in particolare è un drago marino e verrà inserito all'interno di un acquario. È particolare perché normalmente gli acquariofili in questo caso tendono sempre a non mettere cose esterne alla natura. In questo caso poi trattasi di acquari zen, quindi particolare attenzione semmai per i materiali che devono essere sempre naturali. Questo dovrebbe essere un corpo estraneo, però è talmente estraneo e talmente particolare che quando è stato esposto un anno e mezzo fa in Germania per un contest proprio per acquariofilia, ha vinto il primo premio per l'originalità, insomma era piaciuto proprio per il fatto che era una cosa molto particolare. E quindi c'è l'integrazione diciamo tra un sogno onirico di un drago all'interno di un acquario. Insomma. Stupendo. Volevo chiederti, guardando tutte le tue opere, sembrano come se fossero dei prototipi potrebbero essere utilizzati anche per un film di animazione o per qualche serie di immagini animate. Hai mai pensato o lavorato in questo tipo di ambito? E qual è il tuo rapporto col disegno manuale e col lavoro manuale e quello poi più informatico? Sì, ho lavorato per alcune produzioni, piccole produzioni, però sempre dal punto di vista 3D, quindi preparazione di modelli o semmai direzione di luci o di texture, però mai fisicamente per modellistica apportata nel mondo dell'animazione, semmai degli spot televisivi. Difficilmente lo si usa in Italia per tutta una serie di cose che sono legate sempre alle possibilità economiche che un po' mancano, insomma, e anche per le frette tecniche, quindi il lavoro viene pensato, progettato e subito dopo realizzato. I tempi sono molto stretti, soprattutto nell'ambiente pubblicitario, non c'è tanto tempo per poter sviluppare. Queste produzioni invece hanno bisogno di molto tempo, solitamente in America e in altre parti del mondo vengono fatte prima ancora di incominciare a fare i modelli in 3D, quindi vengono disegnati, poi c'è qualcuno come me che lo sviluppa in questo modo e poi dopodiché decidono le varie modifiche del caso e poi vengono sviluppati in 3D, quindi c'è un lavoro effettivamente di ricerca. In Italia questo tipo di lavorazione viene saltata, si usa una tecnologia 3D e in questo modo si evitano tutta una serie di passaggi, tutto lì. Va bene, guardando poi ogni opera si nota qualche dettaglio diverso, qualche particolare che è sempre interessante da analizzare, quindi ci è piaciuto molto riprendere e guardare i tuoi lavori. Voglio ricordare a tutti che sotto questo video vedrete anche il tuo contatto Facebook, la tua pagina Facebook dove sono esposti i tuoi lavori e magari è possibile anche contattarti. Sì, certo, solitamente io lavoro appunto anche su commissione, quindi se qualcuno ha una voglia di un personaggio, vederlo realizzato in 2D,
mi è capitato di collaborare per artisti che sviluppano fumetti e vogliono vedere il proprio lavoro prendere vita in 3D, colorati tra l'altro, e quindi sì, sono disponibile se qualcuno vuole, molto volentieri. Va bene, allora io ringrazio Giulio, ringrazio tutti voi e vi lascio un grande saluto da Salerno in Fantasy. Ciao ragazzi! Ciao!